centro storico nell'estate 2020 è stato certamente arricchito dai tanti tavoli all'aperto che bar e ristoranti hanno avuto la possibilità di allestire per le strade e nelle piazze, grazie alla concessione da parte dell'amministrazione comunale di occupare gratuitamente il suolo pubblico. L'iniziativa, apprezzata sia dai commercianti che da cittadini e turisti, potrebbe ripetersi la prossima primavera. Nel frattempo si stanno già studiando soluzioni per concedere più spazio ai titolari delle attività in vista dell'arrivo dell'autunno, tra cui l'allestimento di Deor. Noi come Comune di Ravenna, di fronte a questo provvedimento che aveva un imprinting, un'impronta molto chiara, che era quella di aiutare le imprese, in particolare del terziario, dopo il post-coronavirus, abbiamo subito iniziato dei tavoli di lavoro con le associazioni di categoria e con i pubblici esercizi e anche gli artigiani alimentari per arrivare a delle soluzioni che oggi, con il senno di poi, dopo 3 mesi, possiamo dire che per la città di Ravenna, in particolare per il centro storico, sono state vincenti. Abbiamo visto un forte flusso di cittadini e di turisti che nelle serate si sono recati in centro per andare a mangiare, o a pranzare o a cenare o a fare l'aperitivo in locali che sono stati trasformati, sono diventati più belli perché all'esterno avevano tavoli, sedie, allestimenti e la stessa città era più bella, più animata e questo ha servito anche per animare tutta la città, tutto il centro storico, quindi non è stata solo una redditività dei pubblici esercizi ma un abbellimento per tutta la città. Noi abbiamo intenzione quindi di andare avanti su questo solco se gli operatori ci chiederanno le occupazioni. È chiaro che fino al 31 di ottobre la norma prevede nazionale la gratuità. Dal 1 di novembre non ci sarà più la gratuità e quindi le occupazioni di suolo pubblico saranno in base all'OSAP, quindi a questa tassa comunale. Però questo non toglie l'impegno dell'amministrazione di andare avanti in questo percorso per l'autunno, per l'inverno se verrà richiesto, per la primavera o l'estate dell'anno prossimo. Non vogliamo che sia una stella così che poi si allontani, deve essere un nuovo modo anche di vivere, un nuovo modo di frequentare la città e un nuovo modo anche per le imprese di trovare redditività. Ecco perché vogliamo andare avanti. E ora con l'autunno alle porte si torna a parlare anche del possibile allestimento di Deor fuori da bar e ristoranti. In questo senso l'amministrazione cosa sta pensando? Nel mese di settembre, fra qualche giorno, andremo in consiglio comunale a cui spetta la potestà a presentare la bozza di un nuovo regolamento arredi. È stato un lavoro che è durato 4 anni tra l'amministrazione comunale, la giunta, il sindaco e la sovrintendenza e i tecnici di riferimento dei due enti, in collaborazione con le associazioni di categoria che sono state coinvolte, e si prevederà che cosa? In alcuni casi particolari, non generali, sarà data la possibilità per la prima volta, se il regolamento verrà approvato dal Consiglio Comunale, di mettere dei padiglioni fissi tutto l'anno in alcune zone del centro storico, solo in alcune zone determinate, perché nelle altre zone sono sottoposte a tutela massima, non sarà possibile. Ma non solo, questo regolamento, quindi vi chiedo di seguire tutta l'evoluzione che avrà delle novità importanti anche per quanto riguarda gli arredi, le pedane, le fioriere, con lo scopo e la consapevolezza di andare incontro da una parte alle esigenze delle imprese, dall'altra parte mantenendo l'obiettivo primario del legislatore che è quella della tutela architettonica che spetta alla sovrintendenza e dall'altro lato cercando anche una semplificazione amministrativa perché questo regolamento riassumerà, se approvato, 3 regolamenti che prima erano distinti comunali e quindi c'è anche un'ottica di semplificazione e di novità. Era già un percorso che era nato nel 2016, prima del coronavirus, ma che però dopo il coronavirus questo regolamento è ancora più attuale, più d'attualità, perché diciamo parla di cose che noi già avevamo previsto, che come le occupazioni sono diventate d'attualità sul suolo pubblico all'esterno. Quando si parla di queste fattispecie così complesse insieme, non può essere una giunta, non può essere un'amministrazione che decide da sola, con un potere autoritativo. Bisogna lavorare la parte politica, la parte tecnica, le parti imprenditoriali, ciascuno nel proprio ruolo. Se no non andiamo da nessuna parte. Quindi ci saranno delle novità, dobbiamo aspettare però l'inverno anche sul tema dei padiglioni e il prossimo anno.